Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, è considerato fra i più popolari e prolifici cantautori della cosiddetta scuola romana. Dal 1972, anno del suo esordio discografico, ha condensato nel suo repertorio canzoni d'amore e d'impegno sociale. Con quasi 40 milioni di copie, è uno tra gli artisti italiani con il maggior numero di dischi venduti. Ha ricevuto molti riconoscimenti, tra cui due premi Lunezia, nel 2004 e nel 2012. Il primo per l'album Che fantastica storia è la vita e il secondo per l'album Unica, entrambi per le qualità musical letterarie. Il principe Alighiero è volato in cielo. Così il cantante ha dato l'addio al suo fedele cagnolino, che gli è stato accanto per una vita intera. Una notizia che lo stesso Venditti aveva anticipato qualche ora prima, scrivendo di trovarsi a vivere una giornata speciale a causa della scomparsa di un amico fedele. Lutto in casa Antonello Venditti. A dare l'annuncio è stato lo stesso artista romano, che a marzo festeggerà i 67 anni, con un messaggio sul proprio profilo Facebook che ha subito scatenato le reazioni accorate dei fan. In tanti si sono stretti infatti attorno a lui, con un abbraccio virtuale.